Eccoci, allora siamo pronti ad iniziare il nostro dibattito anche con le notizie che abbiamo dato e vi abbiamo dato in tutti i modi, già a partire dalle 17 con la nostra maratona mercato, prima Giada Giacalone, poi Chiara Leati e adesso ci sono io con gli ospiti, partendo direttamente da Icardi. Perisic sta andando, è praticamente andato al Bayern di Monaco, di fatto manca soltanto l'ufficialità. Nodo Icardi, le offerte del Napoli e della Roma ci sono state? Assolutamente, lui le ha prese in considerazione, anche Vandanara, moglie e procuratrice del giocatore, ma lui vuole, lo ribadiamo, anche via Alfredo Pedullà, questa è una notizia di Alfredo Pedullà, soltanto la Juventus, non alle condizioni, evidentemente perché non può permetterselo, di Icardi, alle condizioni però dell'Inter. Marco Lombardo, Andrea Dossena, Antonello Preiti e Niccolò Ceccarini, poi Niccolò ci dà anche delle cifre. Marco. Ma insomma la sua posizione non è cambiata, avrà ascoltato per educazione le offerte da Roma e Napoli, ma lui ha sempre detto che se o resta all'Inter o va alla Juve. Questo è una posizione che ha dall'inizio del mercato, diciamo così. Vero. E dopodiché, sai, noi facciamo tanti discorsi, però dovremmo ragionare più come un cinese piuttosto che come un italiano o anche come un argentino, perché... cioè, mettiamoci nei panni di Zhang che... e, insomma, l'esperienza di chi ha avuto a che fare con Zhang e ha fatto cose del genere non è che proprio sia splendida, no? Perché, no, poi tra l'altro Zhang ha affermato in tempi non sospetti qualche esatto, mese fa, mai alla Icardi Juve, mai alla Juve. Mai alla Juve. Ma... quindi può darsi che poi Icardi vada alla Juve, il problema è che se vuole andare alla Juve deve arrivare qua con un'offerta congrua, che non so francamente se la Juve in questo momento è in grado di fare, perché la Juve ha, come sappiamo, sì, adesso piano piano sta tutto tornando, ma come si sa vendere è sempre più difficile, e paradossalmente è stato più facile comprare Cristiano Ronaldo piuttosto che vendere 5-6 giocatori in esubero. È stato più facile comprare De Ligt sì, quelle no, cifre capito. Che vendere. Quindi cioè, non è che la Juve può spendere 70 più 70 più 70 più 70 più 70, anche perché i conti poi prima o poi non tornano, per cui bisogna anche vedere anche cosa ha la possibilità di offrire la Juve. In considerato che a questo punto credo che Dybala sia più diretto all'estero piuttosto che in Italia, quindi quel famoso scambio di cui si parla all'inizio del campionato dei Cardi, Dybala, le plusvalenze eccetera, siamo tutti commercialisti, però alla fine poi bisogna far giocare i giocatori, no? Per cui in questo momento sembra davvero impossibile per i rapporti anche tra le due squadre, sì. Dopo l'affare Lukaku, in questo momento sì, in più appunto dobbiamo mettere in conto ormai una rivalità e un rapporto tra Marotta e Paratici che non è più certo quello di una volta, insomma. Ai minimi storici, non è più il maestro e il delfino, no. Il maestro e l'allievo, assolutamente. Andrea Dossena, che ne pensi? Alla fine andrà così? La sensazione, anche attraverso le indiscrezioni del nostro Alfredo Pedullà, che tutto possa in qualche modo risolversi negli ultimissimi giorni di mercato che chiude il 2 settembre. Ma Icardi è sempre stato un giocatore super apprezzato da Sarri, e questo forse lo fa mettere in cima alla lista anche pur avendo Higuain. Però in tutto questo spero che l'Inter continui su questa riga, si faccia rispettare, è lei la società, è lei che comanda. Icardi ha avuto delle offerte, le ha rifiutate, bene, vuoi andare dove vuoi tu, però a sto punto adesso dettiamo tutto noi, che pur arrivi anche all'ultimo giorno o anche rimanga lì, però che detti il tutto e per tutto l'Inter, perché comunque è vero che anche io sono stato giocatore, sì. Però arrivato in un certo momento non è che puoi pretendere qualsiasi cosa. Hai firmato un contratto quando volevi il rinnovo del contratto, che questo era un anno fa, adesso le condizioni le deve dettare l'Inter, e spero che l'Inter abbia la forza di tenere duro fino all'ultimo. Non male questo shoebox, Icardi da una parte, Sarri dall'altra, grazie alla regia di Cristian Chitti, Paolo Pieri, stanno facendo un gran lavoro. Andrea, però ti chiedo personalmente, giustamente hai citato, sono stato giocatore, ti è mai capitato di dettare le condizioni? No. Perché magari non ero quel tipo di giocatore che può permettersi anche di dettare le condizioni, però arrivati, magari c'è qua il direttore nella trattativa con Liverpool, con cui hai lavorato. C'è stato da lavorare. Lo ricordiamo che siete stati insieme ad Udine, era però, il tuo direttore, caro Andrea. Era una squadra, siamo arrivati al matrimonio. Ricordo bene la tua testa, è stata molto difficile, al di là... Perché il pozzo...
La proprietà veramente voleva modernizzare bene. Andrea voleva a tutti i costi fare l'esperienza a Liverpool, è stata una trattativa difficile. Allora, ma vedi che volevi a tutti i costi, caro però Andrea. Era una volontà importante. Però non è che avevo Liverpool, era la scelta della vita, no? Certo. Udinese-Liverpool, volevo che a tutti i costi andasse in porto, no? Mentre invece qua il giocatore hai Napoli, hai Roma, no, voglio la Juventus sapendo la rivalità. Avevi l'Atletico. La rivalità tra Inter e Roma, sei stato capitato nell'azzurro, insomma, mi sembra che vuoi rinnegare completamente il passato, quindi spero che l'Inter continui su questa riga. Tra poco le cifre con Nicolò Ceccarini, direttore di DMV Radio, prima però dal direttore Preiti. Si farà da direttore? Ma guarda, io vado un po' contro tendenza. Vai controcorrente? Sì, il motivo è molto semplice, innanzitutto la Juve deve cedere. Avendo Mandzukic, avendo Higuain, avendo Dybala, quindi prima di fare Icardi ha bisogno anche di cedere. Al di là poi dopo del non accordo tra i due club o tra Marotta o Paratici, per me queste sono cose che si possono tranquillamente superare. Il problema principale io credo che Icardi sia più utile a società come la Roma o come il Napoli che non alla Juventus. Al di là che il ragazzo abbia manifestato la volontà di andare alla Juve, però la Juve in questo momento ha una situazione dove prima di arrivare ad Icardi deve cedere, e non so dove possa cedere e realizzare su Dybala o eventualmente su Mandzukic. Quindi è vero che mancano ancora tanti giorni, ma sai, è difficile mettere d'accordo tanti attaccanti in un solo giro tra la Roma, il Napoli, certo, l'Inter, il la Juve, effetto quindi... domino. Quindi non lo so, sicuramente ci sarà da aspettare ancora un po', ma io sono convinto che Icardi non è la destinazione Juve, ma sarà la destinazione, dico Napoli, ma questa è una mia impressione. Allora, le cifre di Icardi sono un po' cambiate, nel senso che la situazione dello scambio Lukaku-Dybala, sulla quale si era inserita la Juventus, avrebbe messo la Juventus, secondo me, ancora una volta da grande protagonista in un ruolo dominante anche nell'eventuale affare Icardi. L'arrivo di Lukaku all'Inter secondo me ha ribaltato la situazione, perché praticamente adesso la Juventus, come diceva giustamente il direttore, si trova nelle condizioni di dover cedere e allo stesso tempo comprare, e non può più farlo nelle condizioni favorevoli di prima, per cui secondo me l'operazione Icardi non sarà inferiore ai 70 milioni di euro, cioè secondo me l'Inter alla fine cederà Icardi per 70 milioni di euro. È evidente che l'Inter vorrebbe cedere Icardi alla Roma per mille motivi. Quello principale, perché può inserire nell'operazione Dzeko e farsi dare un forte conguaglio economico. E altra considerazione è, soprattutto va a rafforzare una squadra che in questo momento, al momento, non può essere un grandissimo pericolo per la lotta scudetto. Chiaro che al secondo posto ci sarebbe il Napoli e il terzo la Juventus. Per quanto riguarda la tua domanda sul fatto che possano anche tenere Icardi in tribuna, questo teoricamente sì, ma poi a livello pratico secondo me alla fine non accadrà per tante situazioni che si stanno venendo a creare. Io sono convinto, però confermo che per me Icardi va alla Juventus, io sono straconvinto di questa cosa, e poi magari ci sbaglieremo, perché nel calciomercato ci si può anche sbagliare, però tutto indica quella strada lì, anche se le condizioni economiche sono cambiate rispetto a prima. Le condizioni sono cambiate e ce l'hai specificato Niccolò, noi vi stiamo raccontando che ad oggi la situazione è questa, poi tutto può cambiare, ce l'ha detto anche Preiti, no? Preiti vede il Napoli ancora in pole position per Icardi, ma adesso il giocatore, l'ex capitano dell'Inter, l'attaccante argentino, vuole soltanto la Juve. Mi scrivono sui social, sono impazziti anche i tifosi della Roma, ti prego difendi la Roma, io difenderei anche la Roma. Questo è un fotomontaggio con Icardi con già la maglia della Juventus e il Regge, si stanno sbizzarrendo. È bruttino però, è bruttino. Sì, è un po' magro per la stazza di... Possono, un po' deperito, già solo con la maglia della Juve è deperito. È un Photoshop che stanno usando malissimo. Non gli calza bene la maglia. Non gli va bene, vero? È no. Lui che si poi quella vecchia questa. Sì, esatto. Hanno voluto scherzare in regia, però non li diciamo. Ad oggi la situazione è questa. I tifosi romanisti, io dico, ragazzi, io posso difendere quanto volete la Roma, però vi stiamo raccontando, secondo Alfredo Pedullà, secondo le nostre notizie, le nostre fonti, le nostre indiscrezioni, quella che è di fatto la volontà di Icardi. Io chiedo però ad Andrea Dossena, da ex giocatore, poi voglio fare un sondaggio con tutti, parleremo di Perisic, Lozano, eccetera. Icardi e la Juventus,
Ma Icardi è più forte di Higuain? O meglio, Icardi si sposa meglio con il progetto e con il modulo di Sarri rispetto a un Higuain che è stato di fatto sempre il pupillo di Sarri, se l'è portato anche al Chelsea, l'ha voluto fortissimamente al Chelsea. Cioè, perché questo cambio di rotta globale? Ma allora, partendo dal presupposto che con Sarri hanno fatto miliardi di gol, qualsiasi, partendo da Empoli, Higuain, prima Macarrone, Higuain, Mertens, tutti gli attaccanti, chi ha messo là davanti col suo gioco ne ha usufruito tantissimo. E secondo me sono stati gli ultimi sei mesi del Chelsea a penalizzare tanto Higuain, perché l'ha voluto e io l'ho visto parecchie volte, era indisponente, nel senso, pur vederlo da fuori, era con un allenatore che ti ha voluto. Hai fatto sei mesi al Milan che non sono stati granché, eppure non dava quel qualcosa in più che dell'Higuain di Napoli. Forse anche per questo Sarri si vuole la punta di diamante del suo gioco, che non avendo Higuain a disposizione o come lo può pensare lui, l'altro suo giocatore che preferisce, che perché lo voleva anche al Napoli quando stava andando via Higuain, è Icardi. Ecco secondo me il perché spingono molto, e anche perché comunque il giocatore è molto motivato, cosa che non sarebbe motivato nelle altre due squadre. E adesso forse a Napoli il direttore magari saprà più di mercato, comunque bene i movimenti, però se il Napoli ha già speso 45 milioni per un esterno, è sì, vero che vende Verdi, però adesso il presidente De Laurentiis che vada a spendere altri 70 milioni di euro quando ha speso 30 milioni anche per Manolas, non lo vedo molto nei piani del Napoli. No, anche perché, direttore, se prendi Icardi poi inevitabilmente la pista che porta James Rodriguez sfuma del tutto, sfumerebbe del tutto, no? È ovvio, no? Questo... Io credo che già con l'arrivo di Lozano è già sfumata. Quindi già sfumata? Secondo il mio punto di vista, sì. Poi per quanto riguarda il valore degli attaccanti, tra Higuain, Icardi, Dzeko, sono tutti grandi attaccanti. E sono delle previsioni, secondo me, innanzitutto gli aspetti economici, che è fondamentale. Poi, se è più utile Icardi alla Juve o Icardi al Napoli, Icardi alla Roma... sono giochi ad incastro, perché giustamente Petraghi, prima di dar via Dzeko, dovrà arrivare a un attaccante, o sarà Icardi o sarà Higuain. Il Napoli, per essere competitivo, secondo il mio punto di vista, all'altezza della Juve e dell'Inter, ha bisogno di un attaccante cattivo d'area di rigore, e Icardi è l'attaccante giusto. La Juve, dal mio punto di vista, dico, ha già Ronaldo, che spesso e volentieri ruota nel ruolo di centravanti. L'abbiamo visto anche contro l'Atletico Madrid. Esatto. Higuain, vuoi non vuoi, non si parla di uscita di Higuain, quindi di conseguenza potrebbe essere l'alternativa. Icardi è un ulteriore giocatore. Più c'è ancora Mandzukic e ancora Dybala. Certo, da qui fino al primo settembre ne vedremo delle belle, però per me, le mie previsioni, sia economiche e sia tecniche, Icardi lo vedo meglio al Napoli, o anche la Roma, perché no? La Roma, se dà via Dzeko, ha bisogno di un attaccante di spessore come Icardi, e la Roma non è che si può permettere di dar via Dzeko senza averlo rimpiazzato adeguatamente, anche se io rimango che Dzeko per me tra questi quattro non ha niente in meno rispetto agli altri attaccanti. Per quanto riguarda l'Inter non si ferma a Lukaku, prenderà presumibilmente Edin Dzeko, stiamo entrando nelle settimane decisive che dovrebbero portare Dzeko dalla Roma all'Inter, prenderà anche un centrocampista, Marco Lombardo? Ma questa è uscito Perisic. Questo è l'obiettivo. Vediamo chi, nel senso che diciamo che l'obiettivo, quello che piacerebbe di più, i due che piacerebbero di più sono uno Vidal e l'altro Milinkovic-Savic, che però adesso ha avuto questo infortunio, quindi bisogna vedere... Problema all'anca. Esatto, bisogna vedere i tempi di recupero, sì, la gravità dell'infortunio, e poi c'è il fattore Lotito, che è sempre un po' determinante, perché andare a fare trattative con Lotito, uno credo che sia stanco già prima di cominciare. ancora prima di arrivare lì, diciamo. Però non ci rinunci, perché comunque è un obiettivo, anche certo, se sai che è difficilissimo. Certo. Però insomma, l'idea di Conte è di avere un centrocampista di quel tipo lì, che non c'è in questo momento. È un centrocampo molto tecnico, ma ci vuole così. L'anno scorso lo chiamavano l'assaltatore, che è un termine che mi piace veramente poco. Secondo me ci vuole un giocatore di sostanza, insomma, no? Certo. Quindi
che in parte può fare Barella, ma non ha il fisico per fare quel tipo, cioè ha la capacità perché è un giocatore universale, però probabilmente gli manca quel tipo di fisico che cerca Conte. Quindi fino alla fine del mercato l'Inter cercherà sicuramente un centrocampista e probabilmente anche un esterno, perché se no si deve, come dire, per il momento Dalbert è andato bene, ma non sai quanta affidabilità puoi dare. Certamente anche l'Inter ha il problema delle uscite, perché se non, certo, se non riesci a dare fuori Borca Valero, João Mario, anche lì, e poi dopo devi lasciare fuori qualcuno dalle liste, che è abbastanza antipatico. Assolutamente. Andrea Dossena, direttore Preiti, poi su Dalbert vado da Niccolò Ceccarini, perché si era parlato di uno scambio, no, con la Fiorentina. Sì. Andrea, scusa, ma questa una cosa si dice a proposito di giocatori. Possibile. Scusate, ma vai, Marco. Chiudo con il caso Icardi. Una cosa che si dice del caso Icardi, se sia vero, è che, sì, Icardi non vuole andare oltre la Juventus perché lui vuole stare a Milano, cioè questa cosa. Allora io mi chiedo, è possibile che un giocatore condizioni un giocatore di livello, di alto livello, condizioni la propria carriera sul fatto che non si voglia spostare da casa? Cioè, mi sembra una cosa abbastanza assurda. Una domanda a una persona che però non vede valore di andare in Inghilterra, ci tornerei subito. C'è una roba che non riesco a spiegare. Non lo so, magari c'è qualcuno che è molto condizionato dall'esterno, ecco, magari sono tra virgolette una famiglia molto in vista, quindi magari l'ambiente del sud. Io mi sono trovato benissimo, ci tornerei subito a Napoli, è stata fantastica l'esperienza di Napoli. Magari altri giocatori vogliono la più privacy e quindi vogliono cercare di tenere il loro nido e stare in certi ambienti. Per quanto mi riguarda non era l'ultimo degli aspetti della scelta, ecco, quello può essere che no, perché no, si dice fatto, anche che abbia rifiutato l'Atletico Madrid, gli avevano prospettato, cioè, anche una situazione in Inghilterra, cioè, tra l'altro l'Atletico che cerca l'attaccante perché, esatto, sta cercando Rodrigo del Valencia, che c'è anche un problema familiare, nel senso che lo spostamento dei figli di Vandanara all'estero è un problema, e questo, come dire, esiste, però io credo che un giocatore a un certo punto si debba anche adattare se vuole fare carriera. Io stavo pensando però un'altra cosa, in questo momento davvero nella posizione di forza c'è l'Inter. Assolutamente sì, giocatore ha rifiutato, almeno sembra, da quanto si sa, ha rifiutato proposte allettanti di società importanti. Vuole andare soltanto la Juve, già però quello che ha fatto durante, ci sono state delle incomprensioni tra Inter, Spalletti, la situazione non è stata tanto chiara come l'hanno gestito, doveva essere gestita in un altro modo, però la società ha avuto il pugno duro ed è giusto che lo mantenga fino alla fine, e quindi assolutamente sì, è disposto a perdere un capitale, tenere fermo un capitale, ma per gli investimenti che sta facendo, per cosa vuol costruire l'Inter, non penso sia così un grave problema, anche perché se non lo vendi adesso, ok, l'anno prossimo per forza di cose il ragazzo accetterà qualsiasi cosa e vendi un giocatore a 30 milioni di euro. Questo sta tutta la volontà del giocatore. Non penso sia così grave per l'Inter. Anche perché è vero i discorsi che si faceva prima dei giocatori in entrata, però l'Inter, se riuscisse a vendere quel tesoretto che ha in panchina, adesso io non so i vari, però io ho Mario, Gagliardini, Borca Valero, Dalbert, certo, tutti giocatori veramente importanti che puoi fare cassa, logicamente, però come dice bene il direttore, vendere è difficile, non è tanto il comprare. Direttore Preiti, ti aspetti un altro grande colpo a centrocampo prima della fine del mercato? Ma da parte io credo dell'Inter? Che l'Inter è una condizione splendida, perché non deve fare molto, nel senso che deve sicuramente fare delle uscite minori sulla carta, quindi avere quel tesoretto. Ha le idee molto chiare, quindi un altro attaccante e di conseguenza un centrocampista centrale. Sia Vidal e Milinkovic e Savic sono due calciatori importanti da Inter, e poi probabilmente forse anche un esterno verso la fine del mercato. Però io credo che l'Inter ha una situazione di forza per poter mantenere anche dei calciatori, quindi economicamente non ha questi grandi problemi. Poi è chiaro che qualora ci fossero anche delle uscite di giocatori in esubero, alle potenzialità adesso con l'uscita di Perisic e via dicendo, quindi può sicuramente, certo, mettere dentro giocatori. Poi mi allacciavo al discorso di cambiare città, problemi, ecco, Perisic, e via dicendo. Io credo che qui parliamo tutti di grande città, perché giocare
a Torino, o giocare a Roma, o giocare a Napoli, o giocare a Madrid, io non credo che un calciatore abbia questi problemi al di là della famiglia, perché vivere a Milano e vivere a Torino non è la stessa cosa, c'è sempre una distanza. O andare a Roma non è proprio così brutta, vivere a Roma o addirittura Torino è un po' più simile a Milano, vivere a Napoli non è che sia proprio così brutta, no, vivere direi proprio a Napoli, no. Quindi direi noi parliamo di no. Grandi città, bellissime città, quindi il calciatore io credo che non è condizionato da questi aspetti qui. Sicuramente l'aspetto tecnico è predominante, però in questo la caso la voglia di vincere, di far vedere vinco con la Juve, però in questo caso giustamente come dice Andrea nella posizione di forza è l'Inter, e quindi l'Inter sì. È il mercato di Icardi, lo fa l'Inter e non lo fa sicuramente Icardi.